Siamo a Cureggio, al centro estivo della parrocchia, realizzato con il contributo del comune. E quest'anno abbiamo allestito un centro estivo con il tema dei pirati. I ragazzi si sono divisi in quattro ciurme di pirati che si danno battaglia per tutti i mari del mondo e contemporaneamente però stanno anche facendo in modo di liberare tutti i mari dall'oppressione di una organizzazione internazionale segretissima e terribile che sta opprimendo tutti i popoli del mondo. Quindi i pirati sono gli unici rimasti a cercare di combattere per la libertà con i loro modi un po' simpatici e arrabattoni. Questo è il tema del nostro centro estivo che dura 5 settimane, dalla fine della scuola fino al 20 di luglio. È un centro estivo che raccoglie ormai da diversi anni più di 100 bambini di Cureggio e dei paesi circostanti. Ci sono 25 animatori che mi aiutano tutto il giorno, dalla mattina alle 7:30 quando facciamo l'apertura per i bambini che hanno i genitori che lavorano, fino alla sera alle 6. La fine dell'attività è alle 5, ma si dà comunque un'occhiata ai ragazzi fino alle 6 quando i genitori rientrano. La giornata è divisa in due attività principali, che sono le attività della mattina e del pomeriggio. Alla mattina si fanno le scenette, i balletti, l'inno, così. Poi si fanno un'oretta di compiti per aiutare i ragazzi. E poi si fanno, dipende dai giorni, o giochi divisi per età o attività tipo laboratori sportivi, laboratori teatrali, giocoleria, un sacco di varie cose. Al pomeriggio invece i bambini, avviene l'attività di animazione vera e propria, appunto avvengono i giochi, il gioco principale. Al pomeriggio infatti i bambini arrivano, vengono fatti ballare e poi gli viene spiegato il gioco del pomeriggio. Il gioco vengono fatti giocare. E verso le 4, 4 e mezza i bambini finiscono il gioco e fanno merenda. Questa attività, e poi vabbè, avvengono i saluti verso le 5. Queste attività pomeridiane variano a seconda dei giorni. Per esempio, il giovedì andiamo quasi sempre in piscina, tempo permettendo, e al venerdì c'è sempre un grande gioco, che è un gioco di fine settimana ed è appunto il gioco più importante dell'intera settimana. Abbiamo fatto anche varie gite. Le gite occupano tutta la giornata per una parte degli animatori, per l'altra invece gli altri animatori che rimangono qua all'oratorio fanno attività di animazione, non attività di animazione completa, ma attività di animazione, chiamiamola, ridotta. Uno degli aspetti che mi fa maggiormente contento di questo centro estivo è la partecipazione degli animatori e il contributo che hanno dato sia alla realizzazione di tutto, le scenografie che vedete alle mie spalle e tutto quello che riguarda le attività, anche il tabellone del gioco che stiamo facendo con i bambini, tutto è stato fatto da loro. La cosa più bella è che questi ragazzi che fanno comunque le scuole superiori sono ancora giovani, in questa esperienza del centro estivo acquisiscono un po' di capacità, di abilità. Abbiamo due o tre ragazzi che stanno diventando degli abili costruttori e mettono insieme da materiali di recupero, scenografie, oggetti che possono essere utili, come il bancone del nostro barettino piuttosto che la nave che c'è là fuori. E poi ci sono anche ragazze molto responsabili che gestiscono tutto appunto il bar con l'ufficio acquisti, mi dicono cosa manca, quello che c'è da comprare di settimana in settimana, e altre invece che curano i bambini, soprattutto quelli più piccoli. Da quest'anno per la prima volta abbiamo provato a prendere anche i bambini nell'ultimo anno di asilo. Infine ci sono animatori che, più esperti, hanno acquisito abilità anche nel campo della progettazione delle attività della settimana e io mi affido quasi completamente a loro per l'organizzazione delle attività quotidiane, dei grandi giochi, e addirittura in alcuni casi inventiamo giochi nuovi basandoci su elementi che già conosciamo, ma mettendoli insieme in maniera creativa.
Questa è la parte, secondo me, che dà un valore aggiunto al nostro centro estivo, cioè la parte formativa ed educativa nei confronti dei ragazzi più grandi, che hanno poi la responsabilità di curare i più piccolini che sono qui per giocare e divertirsi.